Buongiorno ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Dragon Ball Xenoverse 2. Ragazzi, siamo qua dove vi avevo promesso di portare la saga dei Saiyan. Allora ragazzi, non sarà difficile perché ho scoperto finalmente, facendolo diverse volte, come poter riuscire a vincere, ecco, mettiamola così, a vincere. Non è per nulla difficile, anzi bisogna semplicemente caricare l'aura e far scendere la stamina, fine. Cioè, una cosa semplicissima. Comunque, ragazzi, direi di iniziare l'episodio lasciando almeno 400 mi piace se vi andrebbe di vedere il prossimo episodio su Dragon Ball Xenoverse 2. E inoltre di rispondere alla domanda del giorno. La domanda del giorno è: qual è il vostro Ozaru, ovvero scimmione, in tutto Dragon Ball preferito? Allora, ragazzi, è successo un problema, perché io stavo già registrando Dragon Ball Xenoverse 2 prima, ed è successo un pasticcio tremendo. La console non ha registrato il video. Io avevo già sconfitto questi scimmioni, ma soltanto per voi io rifaccio questa parte, perché ormai ho capito come funziona e quindi mi posso benissimo permettere di farvi vedere al massimo come sconfiggere gli Ozaru, perché è una cosa semplicissima. Ho notato che molti di voi inoltre mi hanno fatto, insomma, mi hanno chiesto di portare un video tutorial su come sconfiggere gli Ozaru e soprattutto di come sbloccare tutti i personaggi di Dragon Ball Xenoverse. Una cosa a mio parere abbastanza semplice. Quindi sì, se raggiungiamo i 400 mi piace vi farò un video dove sblocchiamo tutti i personaggi di Dragon Ball Xenoverse 2. Come averli da subito, sbloccati tutti. Allora iniziamo già a colpire questo Nappa cattivone. Scappiamo, perché adesso fa quella mossa orribile. Goku, sei un po' pirla che ti metti lì. Non so cosa dirti, sei un po' pirla. Bravo che fai la Kamehameha. Ti scuso. Mi è arrivato un razzetto un po' troppo power. Ok, ha demolito tipo il mondo. Sì, ma a me interessa Nappa, non Vegeta. Perché mi cambi il bersaglio in modo automatico? Guarda come arrivano, guarda. Buono lì, buono lì. Adesso arrivo io. Sconfiggiamolo. Ok, sconfitto. E adesso tocca ovviamente a Vegeta. Molto molto semplice. Ora Vegeta si arrabbia veramente troppissimo, veramente troppo. Eccolo qui, guardate. Ok, eccolo qua, guardate che figata. Molto molto carino. No, cioè, ma stavi colpendo dall'altra, perché hai colpito me? Tieni, un po' di raggi. La comodità di questi raggi è che non colpiscono a caso, eccetera, proprio inseguono il nemico, ma soprattutto non consumano aura. Ed è una cosa spettacolare. Ma cosa? Cioè, come hai fatto? Perché? Ecco, così impari. Ok, attacco del meteorite, schianto del meteorite. Scappiamo. Riprepariamo l'attacco d'aura. E facciamolo. Eccolo lì, un po' di stamina di Vegeta se ne va. Rifacciamolo immediatamente. Goku mi sembra messo abbastanza bene, tutto sommato. Aia. Questo l'ho sentito. Questo l'ho sentito tipo troppo. Stavo parlando, quindi ho detto sì dai, abbiamo vinto, certo, siamo forti. Invece schiaffi. Ok, togliamoci. Oh, eccolo qua. Altra cutscene. Ok, allora. Sconfiggiamolo. No! Mi ha beccato. Raggio, 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 raggio. Un bel raggio. Ok, vai, ancora, ancora, ancora. E adesso possiamo menarlo bene, bene. Ok, un po' di danni entrano. Perfetto. Ironicamente prima sono andato meglio. Ok, ma a me interessano gli oggetti. Energetica P. Ok, perfetto. No, no, nope, 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 nope. Ok, onde energetiche. Stamina che scende. Vegeta grande scimmia sta per essere sconfitto. Io uso onde energetiche caricate ancora.
Scappiamo. Che ora farà la sua mossa. Rompiscatole. Onde energetiche. No, le ha parate con la sua mossa. Alcune però, non tutte. Guarda quanto è antipatico questo Vegeta. Guarda quanto è antipatico. Come ha fatto? Cioè non c'era l'hitbox lì. Non c'era. Oh, beccato, l'ho beccato un po', eh. Vai, becchiamolo ora. Ora te ne tolgo tantissimo di tantissimo vigore. Se mi avesse colpito anche ora non avrei avuto più parole a riguardo. Ecco, bravo, molla quel masso che è meglio, va. Ragazzi, un po' di supporto non sarebbe male. Colpitelo. Ma che branco di nabbi che siete, dai. Ce la potevamo fare tranquillamente. Gohan KO, Krillin KO, ve lo meritate. Ve lo meritate davvero. Goku, fagli una Kamehameha. Ah, cioè, Cristo, fagli qualcosa. Ah no, Krillin non è KO. Krillin non è KO, è sopravvissuto. Attaccato a una vita che non lo vuole. Tu fai un po' troppi danni. Dai, 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 dai. Giù, giù, giù. Buon, buon, buon. Avviciniamoci. Schianto del meteorite. Ciao, tanti saluti. Sconfitto. Boom, giù. E ora una bella cutscene. Soltanto per voi, ragazzi. Soltanto per voi. してたまるか なんで止めるんだよ クリリン いいんだ これで え? この次は オラが オラが一人で 倒してみせる ありがとな Eccoci tornati qua nella schermata da dove ho scelto di rifare Forza per 10, 2 per le grandi scimmie. L'ho dovuta rifare, ragazzi, perché purtroppo ci sono stati problemi, come vedete all'inizio del video, la registrazione è andata un po' a quel paese. Allora, detto questo, eravamo qua dentro, nella parte, nella stanza del tempo, se così la possiamo chiamare, dove teoricamente andiamo a fare tutte le missioni. Adesso, siccome eravamo qua, io direi che usciamo e vi faccio un recap molto veloce di ciò che è successo dopo. Allora, vedete tutte le mappe rosse, tutte le pergamene rosse per l'evento storia? Ecco, quelle sono piccole fratture spazio-tempo, da quello che mi hanno fatto capire brevemente. Non proprio fratture spazio-tempo, comunque dei luoghi dove accedendovi arrivi ad altri luoghi ancora, una cosa fighissima. E puoi fare eventi storia molto molto carini. La cosa che mi piace di più, maggiormente, di tutto questo è che è tutto completamente diverso da come me lo ricordavo in sto gioco. E mi stupisce perché praticamente Xenoverse 2 è tutt'altro che semplice. Chosuke, ciao, io volo! Ok, vabbè, almeno ho ridotto un po' i tempi. Allora, dove dobbiamo andare? Allora, andiamo innanzitutto qua. Con chi devo parlare? Con chi devo parlare? Ok, parliamo con robot teletrasporto. Ciao, con la tecnologia della Capsule Corporation puoi teletrasportarti in una zona a tua scelta. Dove vuoi andare? Possiamo andare qua, 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 qua. Insomma, tutti i posti che hanno effettivamente a che fare con la storia. Allora, vediamo un po'. Qua c'è roba storia. Robot teletrasporto, navicella di Freezer. Eccolo qua. È tipo dei sono tipo dei teletrasporti. Ti portano qua. Navicella di Freezer. Qua c'è How.
Ao. Ehi, il Kaioshin del tempo mi ha detto tutto. Sono il più giovane dei cinque fratelli Murasaki, mi chiamo Ao. Sto cercando di scoprire il motivo per cui la navicella di Freezer è stata risucchiata in una faglia temporale. Le forze di Freezer sono incredibili, la struttura gerarchica è molto rigida. Già che sono qui potrei indagare sul funzionamento della loro missione, ma ho pensato che sarebbe una mossa più intelligente arruolarsi invece di sgrattaiolare in giro. Perché non provi ad arruolarti nelle forze di Freezer? Ho saputo che stanno tenendo un esame d'ingresso. Non voglio arruolarmi, voglio lavorare pigramente, fare soldi pigramente e vivere il resto dei miei giorni in pace. Missioni di vita o di morte, supervisori severi, non fa per me. Fa solo del tuo meglio. Sei un soldato d'elite, no? Sono sicuro che ti sarà utile come allenamento. Visitando la navicella di Freezer, puoi unirti alle forze di Freezer. Fai attenzione però, perché finirai nel turbine dello scontro tra le sue fazioni. Scegli con attenzione la sua fazione, in quanto da questa decisione dipenderanno le missioni future. Va bene. Ok, da chi scelgo la missione? Da qua me ne torno a casa. Perfetto. Qua. Ma se tipo io mi muovo qui? Allora, proviamo un po' a scendere. Ok, non mi pare ci sia nulla qua. Ok, devo smetterla di fare così. Ok, mi pare non ci sia niente di che adesso. Scusate un attimo. Allora, opzioni. Controller. Chat, ok. Perfetto. Facciamo comandi a pulsanti per adesso. L, scendi. Ok, perfetto. B, sali. Ok, allora potremmo fare. Parlare con Apple. Perché lavoro io sono spaventato a me? Sono un guerriero, non un meccanico. Non ho pezzi che riguardano le operazioni. Devo andare a trovare i pezzi giusti. Che seccatura. Sì, una seccatura davvero. Taino. Siamo pattugliatori temporali. Sto svolgendo un'indagine. Incontro incognito per la squadra Ginyu. Qua c'è IAS. Qui sembrano tutti molto tesi, non c'è nessuno che voglia rilassarsi? Ok, ma se io tipo volessi entrare, sapete, no? Quelle robe lì. Non c'è un modo per entrare in sta Cristo di navicella? Da qui? No, non c'è. Suppongo che sia una cosa da fare in seguito. O forse semplicemente devo farlo da qualche altra parte. Torniamo un attimo a Compton City. Madonna, è un po' lunga questa scena. Comunque, in continuazione, da vedere. Interessante. Raga, io direi comunque che continuiamo nel prossimo episodio. Scusatemi ancora per l'errore che è successo con la console. Davvero, sono dispiaciutissimo. Perché c'è stato veramente un taglio. Comunque, io vi aspetto nel prossimo episodio. Ragazzi, superiamo i 400 mi piace. Episodio light, 15 minuti. Mi raccomando, non mancate nel prossimo. Io vi aspetto. Ciao!